proprio a riguardo del riuscirsi anche ad isolare, a prendersi un momento per sé, ad ascoltarsi all'interno di una vita frenetica e nel tuo caso anche molto cosmopolita, nel senso che hai fatto tantissimi traslochi, hai fatto una vita con la valigia in mano, potremmo dire. Quanto è importante ritrovarsi ed ascoltarsi nella meditazione? È fondamentale. Io faccio meditazione da tanti anni e quando l'ho scoperto ho capito che poteva essere un modo per ritrovare me stessa, un po' per ricentrarmi, perché questa vita ti sottopone a tanto stress, ma sei anche molto esposta. Io sono mediaticamente piuttosto esposta perché magari la gente mi riconosce per strada oppure sui social media io cerco di condividere parte della mia vita, oppure anche solo in campo, no? La gente pensa in realtà di conoscerti e quindi ti dà delle confidenze che magari tu non hai dato, no? E quindi questo ti porta a essere soggetta a tante critiche, tante energie negative. Credo molto nelle energie, quindi io penso che quando si arriva a un certo punto in cui si è saturi di energie negative devi attraverso la meditazione scaricarle, no? E ricaricarti di quelle positive, quindi per me è fondamentale.